Aspettiamo che gli occhietti si illuminino per vedere se siete arrivati. Come al solito, fateci sapere se ci vedete, se ci sentite e se la trasmissione, diciamo, è E ok. ok, è tutto a posto. Allora, Allora. qualcuno arriva già su Oh, Facebook? questa volta sono in ritardo su. Ah no, sette commenti già sono Ah, eccoli arrivati. qua, Non li eccole qua, vedevo. eccole. Buonasera a tutte. Era strano non vedere i Ciao commenti. Fiore, buona domenica Alessandra, alle nostre fedelissime. Allora, siamo pronte? Buonasera Anna, ciao. Allora, Vincenzina, allora, di Vincenzina voglio dire che ha pubblicato sul nostro gruppo un bellissimo cardigan e un completo sciarpa e cappello fatto con il nostro filato Favori, di cui sono veramente orgogliosa perché è uno spettacolo. Brava, veramente brava. Da un cardigan da uomo bellissimo, con dei colori che io personalmente non avrei mai immaginato da uomo, ma sono fantastici. Allora, ciao Alessandra, ancora, grazie. Andiamo. Andiamo avanti, Luisa, buonasera. Mara, ciao, sì, ci sono sempre novità, Mara, però non andare di fretta perché Mara ci dice, ci vai a vedere i filati? Allora, buon pomeriggio, Enrica. Sasà, buonasera, Sa, sa, sa. Sasà. Un bacio a tutte. Roberta. Allora, principessa che ci segue da Facebook. Poi Anna c'è Cinzia, Cinzia. c'è Grazia, Maria andiamo, Maria Carmela. Carmela, Ciao. Allora. Assia, Che bello ritrovarvi anche questa Stefania. settimana. Oh Stefania, Sandra, di Sandra, buonasera Sandrina. là ci abbiamo Patrizia, poi Ah, sì, ok. c'è Elena, Elena, buonasera Elena, Stefania, Caterina. Caterina, Valeria, allora, Monica. Allora, siete già tantissime, devo dire la verità, siete veramente tante. Allora, questo si può togliere? Sì, è arrivato Ok, il il pop-up. pop-up che è partita la diretta. Allora, buonasera, buona domenica. Speriamo che abbiate passato una bella settimana. Qui piove da tempo, diciamo ormai da giorni e giorni piove. Non siamo Sì. abituate perché, come si dice, Napoli dovrebbe essere il paese del sole, ma sono un paio di settimane che ce lo siamo proprio scordati. Allora, ciao a tutte le Stefanie. C'è una concentrazione di Stefanie su Su Facebook, è vero, mia Facebook. mamma, ciao mamma. Ciao Patrizia. Allora, andiamo a vedere di qua perché anche di qua sono arrivate un po' Arrivano più su. C'è Gabriella, Gabriella, poi abbiamo Ottavia, ciao Ottavia. ragazze, devo chiedere delle informazioni, certamente siamo qua Vai, per vai. questo. Graziella, un bacio a tutte, Poi Silvia Silvia e Cinzia e Gelmini, Cinzia. un bacio a tutte voi. Allora, Patrizia dall'altro lato, bene. C'è Maria Rosa Da che cosa Bottavacci. iniziamo? Allora, vediamo, voglio prenderti un po' meglio, ecco Ecco, qua. brava, che pure la luce, vedi, si vede meglio. È la sorella Allora, del Ida, tecnico. sì, non ci sto combattendo con i miei capelli perché sono andata a tagliarmi i capelli. Ogni volta che me li taglio vado Fanno in i crisi, capricci. vanno i capricci. Allora, iniziamo subito dai nostri indossi, così facciamo presto presto a far vedere le cose carine che abbiamo pensato per voi. Ed Indossi inizia molti particolari, direi molto oggi. Oggi particolari. c'è veramente un indosso Allora, speciale. ciao Peppa. Allora, il mio è un indosso molto semplice, è uno scaldacollo che è stato pubblicato forse l'anno scorso, non ricordo bene, sempre in prossimità delle feste, di colore rosso. È un anello, come potete vedere, traforato, quindi è un punto traforato, lavorato semplicemente con maglie alte e archetti, non so se si riesce Per a fare uno vedere bene, scaldacollo per fare bellissimo. uno scaldacollo bellissimo, anche se è traforato, essendo poi indossato a doppio. Non dà fastidio, insomma, vi dà comunque il calore che avete bisogno. È un uncinetto molto grande, quindi è facilmente realizzabile, veloce da realizzare. Se ricordo bene, è lungo quasi poco più di 1 metro, 1,10 m, e poi è chiuso alla fine. Quindi fate un bellissimo punto traforato con una lana grossa, che può essere o il big oppure il filato sport. Questo qui si avvicina molto Ora al lo filato facciamo sport. vedere il Sì, filato sport. magari lo facciamo vedere così vi rendete conto. E vi troverete alla fine uno scaldacollo fashion. È calda allo stesso momento, molto semplice e semplice da realizzare. Sì, è il classico progetto che io chiamo di relax perché Sì. si può, una volta avviata la lavorazione, fare quasi senza pensare. Invece io indosso oggi una novità. In che senso? Per questo progetto, che è questa maglia con il collo staccabile, che abbiamo chiamato maglia titta perché l'ha realizzata la mia mamma,
che si chiama Titta, vedete che è fatta da una serie di filati, quindi è un susseguirsi di filati differenti. Ora mi alzo, ve la faccio vedere. È stata realizzata in taglia L, perché io sono una L, ed è veramente molto carina, perché spero si riesca a vedere. Ora mi avvicino un po', se centro la telecamera. Si vede. Sono tanti, sono tre veramente tipologie di filato diverso che si susseguono a strisce, e per questo lavoro abbiamo creato, vieni Anna. Ci sei? Sì. Per questo lavoro abbiamo creato nel nostro sito una sezione che si chiama Kit, e infatti abbiamo creato una serie di kit divisi per colore, per cui potrete acquistare. Vi faccio l'esempio: se la volete realizzare in bianco, abbiamo i tre filati che abbiamo utilizzato proprio per questa maglia qua, che è in bianco, dove abbiamo il Delizia che è color argento, il Mimosa bianco e il Neville in bianco. Se andate nel nostro sito, in alto, appena aprite il sito, ci sta una sezione che si chiama YouTube e Kit. Cliccando su, diciamo, la parola Kit e scorrendo verso il basso, trovate proprio tutte le informazioni che vi servono per acquistare il kit, in base alla taglia e in base al colore. Sì, è molto semplice da realizzare, quindi basta avere semplicemente un po' di dimestichezza con i ferri dritti, quindi non è detto che dovete utilizzare i ferri circolari, quindi potete utilizzare tranquillamente i ferri dritti, sono punti a dritto e punto a rovescio, si parte con la base di sotto, quindi parte dal basso verso Verso l'alto l'alto. e poi realizzate le maniche. La particolarità, come diceva Dina, è proprio l'intervallare di punti e filati Differenti in differenti tra modo da loro, ma... creare un lavoro molto molto carino. Quando diciamo aprirete la sezione del kit, perché si chiama kit maglia titta, troverete i quattro colori in cui abbiamo creato il kit, che sono il bianco, il beige, il nero e il grigio. Ora, per farvi vedere, per esempio, abbiamo preparato un paio di colori. Il Sì, bianco, che vi ho fatto già vedere, che era quello con i tre filati, riprendo. che Anna ora li riprende, che Sono sono il questi, Delizia, il il Neville Neveline e il e il Mimosa, Mimosa. e in nero abbiamo sempre gli stessi filati: il Delizia con l'argento nero, che quindi spezza un attimo, il Neveline, che è il nostro misto mohair, e il Mimosa. La particolarità è che quando acquisterete il kit vi arriverà anche la spiegazione, perché il lavoro è talmente semplice che non c'è neanche bisogno di fare un tutorial. Quindi, insieme al kit vi arriveranno tutte le coordinate per fare il lavoro in taglia S, M, L, XL. E poi, sempre in questa sezione che trovate sul sito, ci sono anche i codici per acquistare i filati a seconda del colore. Cioè, se lo volete acquistare nero, vi diciamo qual è il codice del Neveline nero, qual è il codice del Mimosa nero e qual è il codice del Delizia nero. In questo modo voi vi appuntate la taglia per sapere il numero di gomitoli e i codici per sapere i colori, e il gioco è fatto, avete il kit pronto che vi verrà spedito tutto insieme con le spiegazioni per realizzare il maglione. Fatemi sapere se vi piace l'idea, se vi piace questo maglione. Ho letto già qualche commento e penso Ah, che bene, piace. L'unica bene, cosa che vorrei aggiungere, come diceva Dina, c'è il filato Delizia che è il laminato, quindi dà quel tocco di luce in più, ma il Mimosa all'interno ha quella paillette discreta che non stona, cioè non è una paillette grossa che può dar fastidio. Quindi sono è una veramente dei micropaillette. filati che abbinati tra di loro creano un Un lavoro effetto. veramente molto bello e discreto, Io lo non è faccio rivedere perché sono molto impattante. contenta, perché la mia mamma l'ha fatta e me l'ha regalata. Cosa diciamo rara per chi lavora, no? Vedete, questo è il Perché Delizia, queste sono le micropaillette, quindi qua vedete la micropaillette è e la qua la Neveline, Neveline. il filato Neveline. Quindi poi abbiamo fatto anche questo collo staccabile, perché per rendere il lavoro ancora più semplice abbiamo lavorato il collo a barca, e poi chi vuole ci aggiunge il collo, che può utilizzare se fa freddo, oppure lo può anche togliere, oppure lo può anche mettere su un'altra maglia, e quindi diventa ancora più versatile. C'è sempre il gioco metti e togli per chi non ama avere, diciamo, Diciamo i sempre colli il fissi. collo I fisso. colli Vi fissi. ripeto: bianco, beige, grigio e nero, e sono disponibili tutti i filati in tutti i colori, e all'interno del sito troverete anche quanti filati per ogni tipologia, quanti gomitoli per ogni tipologia comprare per fare la maglia a seconda della taglia, quindi S, M, L e XL.
Allora, vediamo un po'. Dove eravamo arrivate? No, ma penso più su, più su. Penso pure io perché... Ottavia. Ottavia dove? Non la vedo. Ah, ok. Ottavia, anche a Molfetta piove, scriveva Ottavia. Allora, c'è Maria, ciao, ciao, piacere. Ciao, un po' il volume della voce, come mai non arriva? Ragazze, qui oggi sta diluviando tanto, quindi già è tanto che tanto riusciamo ad avere se riusciamo ad avere la linea. Mm. Vi chiediamo purtroppo. Scusa, ma ha fatto un temporale. Ciao salverato. Cristina, che bello, che bella maglia, grazie. Ciao Anna Maria. Ah, bello. Flora è una nuova iscritta. Ciao Flora. Flora, bene, bene, ciao, piacere. Allora, grazie. Apro pure un attimo. Poi di qua abbiamo Maria. Buonasera ragazze, grazie per i tanti tutorial. Oh, grazie. Belli, grazie. Che bene. Poi c'è Mimma. Buonasera, sono una nuova iscritta, benvenuta. Bello. Che bello vedere anche che ci sono ancora persone nuove, che bello, bello, bello. Poi abbiamo Grazia, sono arrivata adesso, non ti preoccupare Grazia, abbiamo appena iniziato, molto bello, ma se vorrei farla ad uncinetto, diciamo che il progetto... Con una maglia alta la puoi realizzare. Sì, magari intervallare laddove c'è il punto legaccio con una maglia più bassa, che può essere la maglia bassa. Oppure, lo sai come lo può fare? Con la maglia alta ripresa in costa dietro. Dietro. In modo da creare il richino, sì, invece puoi alternare delle maglie alte con sempre delle maglie alte, però o prese avanti o prese dietro, in modo da creare un po' di movimento. In realtà la maglia, visto che già ci sono tre filati che si alternano, anche fatto tutto a maglia rasata o tutto a maglia alta viene bella perché comunque c'è il movimento dato dalle strisce dei tre filati differenti. Allora andiamo avanti, un rosa tipo cinghiale pelliccia per far collo. Come, sì, mandaci la foto, Maria, così cerchiamo di capire se abbiamo qualcosa che ti può essere utile. Ripetere il nome del kit. Il kit si chiama Kit Maglia Titta. Lo trovate per vedere le quantità e i colori. Lo trovate sul nostro sito. Appena aprite la home page, in alto c'è una sezione che si chiama YouTube e Kit. Quindi cliccate su YouTube e Kit, scorrete, vedete c'è un articolo sotto, una news. E c'è scritto kit maglia titta. In questo modo avrete tutte le informazioni utili per taglia e per colore. Ok, grazie. Allora c'è Mimma che ci dice che è bellissima la maglia che tu ti... vai Dina, no, ce l'hai io indosso. Ti dico di no perché è, per esempio il Nevelin, ma anche il filato d'Elizia che è l'Urex, in teoria potrebbero dare fastidio. In realtà io l'ho indossato con una magliettina, queste qua leggere di cotone sotto, perché comunque è lana e c'è l'urex e quindi potrebbe darmi fastidio. In realtà in questo modo non mi tocca proprio la pelle e quindi io non uso mai un filato, diciamo, direttamente sulla pelle. Però sono comunque tutti e tre, non mi voglio sbagliare, sono filati della linea della casa Silk di Arbier. Quindi sono tutti e tre dello stesso produttore ed è uno dei produttori più importanti che noi abbiamo in Italia. Ci serviamo, diciamo, da lui da tanti anni, non ci hanno mai fatto reclami perché comunque una casa che fa molta, molta attenzione, Made in Italy naturalmente, che fa molta attenzione anche alla questione delle allergie, della sensibilità, dei trattamenti, eccetera. Allora, Silvia Vivetta, sì, è una bella idea il kit. Bene, bene che l'avete apprezzato. Allora, per quanto riguarda l'uncinetto, in realtà si può fare lo stesso anche ad uncinetto. Vi ripeto, fate sempre le strisce, tanto comunque vi arriva la spiegazione con i ferri. In realtà voi basta che convertite i centimetri dei ferri in centimetri di uncinetto, è la stessa cosa, la fate tutta a maglia alta e viene tranquillamente lo stesso. Andiamo avanti. Cinzia Gelmini, super fantastico, mi prende il kit in bianco. Io bianca bene. Brava Cinzia. Allora, per chi non sa lavorare ferri, vabbè, allora facciamo così: per chi non sa lavorare ferri, me lo segnala e devo convertirvi il concetto, diciamo, le misure dai ferri all'uncinetto. E quindi la possiamo fare tutta a maglia alta in modo che consuma poco filato. Altrimenti se la facciamo a maglia mezza alta consuma tanto filato e la facciamo tutta a maglia alta con le strisce, quindi è semplice. Si può fare comunque. Sì, Rita dice molto carino. Grazie. Troppo bella Cinzia.
Poi c'è Renza, Renza, vi ciao carissimo, vi ringrazio. ringrazio per la consulenza che mi avete dato, aspetto con ansia il pacco, idea Ah, bene, bellissima. sono contenta, sono contenta. È talmente facile questa maglia che fare un tutorial non avrebbe avuto proprio senso, perché è molto più semplice una volta impostato il numero di maglie sul ferro in base alla taglia, perché per esempio con questo filato, che ne so, la mia che è la taglia L, abbiamo montato 90 maglie sul ferro e poi in proporzione ci siamo ricavate quelle per le taglie più piccole e più grandi, e poi si sale dritto, quindi è molto molto facile e si attaccano le maniche. Quindi alla fine è veramente giusto sapere come si susseguono i filati e che tipo di punti vogliamo utilizzare. Poi l'idea è sempre un'idea di partenza, siete voi poi a modificarla in base Sì. alle vostre capacità, alla vostra dimestichezza, al vostro gusto. Sì, sì, Allora, sì, Anna sì. Maria che ci dice? Di là sì, Stefania pure sì, voglio il kit bianco. Allora, andate sul Taglia sito L. a vedere quanti gomitoli ci vogliono, iniziatele a prendere perché come al solito non è che abbiamo queste grandissime quantità. Allora, che sarà sicuro riuscire il maglioncino? Io non ci sono mai riuscita. Anna Maria, è facile. Io credo che anche chi sa usare i ferri proprio a livello basico può fare questa maglia, perché veramente sono punti facili, fa tutto il filato. Sì, è Allora, vero. grazie, grazie Fiorenza, mamma sarà contenta. Infatti l'abbiamo chiamata come lei, Titta. Poi sempre all'uncinetto, vabbè, abbiamo già dato un po' di Allora, risposte. complimenti Complimenti per alla la mamma, mamma. soprattutto complimenti a mamma perché me l'ha regalata la maglia, quindi Brava! stranamente. Il kit c'è compreso anche per lo scaldacollo, la Sì. spiegazione? Allora, lo scaldacollo lo spieghiamo come si fa e con il filato che acquistate, rispettando le nostre misure, riuscite a fare pure lo scaldacollo. Sì, Poi, Andrea Concetto, eccola qua, questa è la l'artefice. mamma Sì, è la creatrice della maglia. della maglia. Ciao Elisabetta. Ciao Elisabetta, benvenuta anche a te. Ciao Lorella. Lorella, ciao. Allora, Ciao Carmela. Carmela. Poi ancora, buonasera gentili signori, mi fate vedere cosa è rimasto dei gomiti Eccole qua. della lana grossa, grazia. Dopo Stanno proprio qua. li facciamo vedere un attimo allora. Non ci E come vi dimentichiamo. mando la foto? Allora, vai tu. Allora, su WhatsApp al numero 366-188-1934, lo vedete scritto qui sotto, sia il sito che è www.handyandmade.it dove potrete comprare già tutti i gomitoli che occorrono per il kit di cui parlava Dina. Quindi andate e comprate sia i tre filati per la vostra taglia, cliccando sempre sul nostro sito troverete le indicazioni per taglia. Dina già ha fatto questo tipo di lavoro. Sì, Magari poi mettiamo un post su Facebook con e vi il facciamo link. No, capire ma il facciamo link il copia, anche il direttamente. copia e colla. Sì, Brava. poi su Facebook, anche su Facebook Anche su Facebook, metteremo le sì. spiegazioni. Così chi ha difficoltà oppure non si ricorda dove trovare nel sito le spiegazioni per i kit, li trova su Sì, Facebook. però l'ordine è sempre sul nostro sito che è www.handyandmade.it, perché magari a qualcuno potrebbe piacere soltanto il mimosa e che ne so, la micropaillette e si compra solo il mimosa e la Allora. micropaillette. Però tutti e tre insieme E vabbè, per fanno avere un po' di wow, stacco, vi fanno faccio vedere il wow. nero. Allora, guardate l'effetto del nero. Questi sono due neri, essendo della stessa casa, sono due neri praticamente uguali. Uguali. Però se noi lo spezziamo con questo nero argento che è bellissimo, diamo sicuramente un effetto un po' più particolare alla Ma maglia. un tono di vivacità, Anche di in questo caso, scioltezza. vedete, io l'ho fatto col bianco e ho staccato con questo argento. L'argento lo utilizziamo anche nel grigio, quindi viene un colore un po' più uniforme, mentre nel kit, quello beige, abbiamo il Delizia in color oro. Quindi per Sì. chi ama le tonalità più vicine all'oro, può scegliere il beige, il nero, il bianco e il È il grigio. grigio. Allora, volevo leggere qualche commento su Sì, Facebook. sì, sì, sì. Allora, c'è Angela che ci Ah, saluta, Anna brava, che Maria, vedi. Cristina, grazie per la maglia, Maria Luisa, Milena, un bacio, che è la mia amica, Michelina, Rosa, ciao Rosa, anche il colore, anche lo scaldacollo le piace. Allora, sì, è un infinity, no, perché hai fatto una Lo striscia. scaldacollo? No, non l'ho fatto come Infinity, però ha il concetto di Infinity perché poi dopo viene chiuso. L'ho chiuso alla fine, non l'ho chiuso dall'inizio. Quindi vedi? L'ho prima lavorato tutto e poi qua, non so se riuscite a vedere, c'è la La cucitura. L'ho cucitura. cucito. Sì. Per Vabbè, c'è il punto di cucitura, quindi l'ho chiuso alla fine, non è chiuso dall'inizio. farla un po' più semplice, Sì, perché sì, si può sì, sì. anche lavorare Lavorare comunque in tondo. in tondo, non c'è problema, però in questo modo potete anche decidere di lasciarlo come una Aperta, sciarpa sì, aperta, magari fai una bella frangia sotto, bella lunga. una bella frangia.
si può creare una stola da questo punto, raddoppiando per esempio il numero di di maglie. maglie, i moduli. Quindi tenete presente che noi diamo sempre delle idee, poi voi dovete sempre articolare voi secondo i vostri gusti. Allora, Anna Maria pure le Invece, piace la maglia, e sì. poi c'è principessa che dice: complimenti, brava la signora Titta. Quindi mi fa piacere che mamma si sta prendendo un sacco di complimenti. Sì, 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 Perché sì, sì. ogni tanto quando io le dico: mamma, dai, fai qualcosa così ci aiuti con i tutorial, lei prima lo fa, prima si mette in mezzo, come si dice, poi dopo non ce la fa, si stanca. Allora, se prende i complimenti, può essere che ci È aiuta di più. motivata, è una motivazione, una Allora, motivazione. ciao donne, buona Guarda, domenica domenica. avete il cotone per fare delle giacchine Giacchine da da Leonardo. rinato. Arriverà a breve. Abbiamo già in E arrivo. Allora, un filato estivo è arrivato. dopo lo vedrete. Arriveranno dei filati estivi prossimamente, poi arriveranno tutti i filati ancora più in là. È partito Siri da solo. Un attimo che gestisco Siri. Siri ha detto che gli dispiace. E quindi, Dina, c'è un filato che mi interessa dietro di te, può dire che cos'è? È sfumato rosa. Qual è sfumato rosa? Questo qua? Questo qui? Fammi sapere, Mara. Questo qua è il Merino Gold, colore 833, se ti interessa, ed è un filato 75% acrilico e 25% lana, morbidissimo. Che abbiamo in tantissime sfumature. Questa qua in particolare è fatta di tutte le tonalità del rosa. Ok, Mara, fammi sapere se era Sì, quello. Antonio ti ha portato Allora, questo. grazie, grazie, Ho cacciato grazie. Siri dalla diretta. Allora, Antonietta, allora c'è Concetta che ci saluta, poi c'è Antonietta che dice: è da poco che vi seguo e non riesco a seguirvi tutta la diretta. Mi piacerebbe acquistare il vostro filato, mi potete dire come si fa? Ok. Allora, Antonietta, o ti colleghi al nostro sito www.handyandmade.it, dove ti tranquillamente entri in uno shop online, scegli i tuoi filati preferiti o quelli che noi utilizziamo nei nostri tutorial e beh, fai il tuo carrello e acquisti i filati. Puoi pagare comodamente da casa con PayPal, con Satispay oppure alla consegna con Poste col Pay. corriere o con la PostePay, tranquillamente, quindi con bonifico bancario. Scegli tu la modalità di pagamento che a te è più comoda. Quindi ti aspettiamo in pratica, scegli Se non ci tranquillamente. riesci, se, diciamo che vi consigliamo comunque di navigare nel sito perché i filati sono tanti. Quindi qualche volta qualcuno mi scrive su WhatsApp e dice: mi puoi mandare il catalogo? Sarebbe impossibile perché dovrei mandare 500-600 fotografie, cosa quindi no, non è possibile, ma anche perché perdereste il senso, no? Dei colori di ogni tipo, del prezzo, della dimensione. Non è possibile. Quindi noi vi consigliamo di andare sul sito. Guardare tutto quello che vi piace, ve lo appuntate. Se riuscite a fare l'ordine dal sito, buon per voi perché sapete che quel filato c'è in quel momento, che è disponibile, eccetera. Invece, se avete difficoltà, tranquillamente scrivete su WhatsApp e noi poi vi faremo il riscontro per vedere se quelle cose sono effettivamente disponibili oppure no. Allora, Ok, andiamo avanti. buon Buon pomeriggio, pomeriggio, ciao ciao Giorgia. Giorgia, poi che abbiamo Stereofonia. delle veline, Sì. Volevo scrivere Liliana, Liliana, che poi la scrivo come Tolone, vabbè, Elisabetta. ciao, Ciao, ciao Dolce Dolce Vita. Vita, Vediamo. Sandra, Alessandra, poi ciao, buonasera. abbiamo Alessandra Bellomo, Allora. davvero bellissimo lo scaldacollo e anche la maglia, amo l'uncinetto che ho imparato da poco e Ehi, ferre da Ferri, tanto, brava, brava brava. Alessandra. Allora, c'è anche Teresa dall'altro lato che però dice: ciao, mi sono dimenticata. Che cosa? Teresa, scrivici, facci sapere Così cosa ci siamo siamo curiose. Da dimenticati. Roma, ciao Maria. Da, Anna, ciao Maria, c'è anche il tutorial dello scaldacollo con la lana da usare sì. fai vedere un po' di lana per questo scaldacollo. Allora, per questo scaldacollo qua, allora aspetta Sta là. che... Ah, l'ha messo di qua, scusa. Ma bisogna prendere a destra. In Oggi pratica, abbiamo cambiato posizione. Siamo sì. nella nostra stanza, abbiamo cambiato posto. Ogni Allora. tanto ci chiedete, non mi ricordo chi ci chiese di vedere poi l'altra L'altro lato, parte. l'altro Ma siamo lato. in un altro lato, quindi Della stanza, mano a mano l'altro ci lato della facciamo il giro a stanza. 360 gradi. Sì, così almeno vi rendiamo partecipi. Allora, in realtà, come dicevo prima, è un filato grosso, quindi voi potete utilizzare tranquillamente il filato sport, questo qui, vedete della linea essendo Spendo bene. bene, è comunque un 50 grammi per 95 metri. Qui la casa consiglia un uncinetto un ferro grosso, quindi un 5, un 6, No, potete pure di più. tranquillamente lavorarlo. Ma anche di più, voglio Sì, dire, poi anche un dipende dalla 7 mano, sì. tranquillamente.
il punto è molto traforato e molto largo. Mi ricordo che pure io nel tutorial ho utilizzato un uncinetto molto, molto grosso, quindi tranquillamente pure con un 6,5-7 ce la fate, così il lavoro viene grosso e subito fate, non vi avvilite, tra virgolette. Potete realizzarlo nella tonalità del rosso, ma in tantissimi altri colori, abbiamo veramente tante fantasie di questo filato, c'è anche il bellissimo ocra che io adoro tanto, potete realizzarlo con il beige, col rosa, poi abbiamo il grigio fumo, questo è di nuovo il nostro rosso, poi abbiamo questo violetto, non so se si vede, e sì, ce ne sono veramente viola, veramente tanti, è andata a sono Ruba, più di 10 colori. Vi potete anche divertire poi magari ad abbinare i colori, come potete vedere. Questo è un jeans con il senape, jeans che e si senape. Porta tanto. E poi c'è il... devo starnutire. Che cosa? Probabilmente la lana, la polvere che è salita nel naso. Mi allora, e c'è il grigio. Viva la diretta. Allora, siamo lì. È passato? È passato, sì. Falso allarme. Ciao Vincenzina. L'ho trattenuta. E poi c'è il verde e il bianco. Quindi tranquillamente cliccate sul nostro sito, acquistate questo filato. Andate a vedere. E divertitevi perché è molto versatile. Io ci farei anche un maglioncino con questo tipo molto, di filato. Anche da uomo. A me anche piace da molto uomo, da uomo, sì, perché è un po' più doppio. Sì, allora, sì, sì, sì. Lo trovate nella categoria Spendo Bene e si chiama Sport. Quindi è un filato in un gomitolo da 50 grammi, sì, per 95 metri. 50% sì, sì, lana e 50% acrilico, sì, quindi un misto morbido. E infatti Vincenzina morbido dice che l'ha utilizzato con il grigio scuro, ha fatto il cappello, sì sì sì, è proprio, io ho fatto un paio di scaldacollo in realtà con il grigio e con il bordeaux, e sono veramente belli, veloci, perché comunque si utilizza un uncinetto, un ferro grande, quindi, e poi sono sempre graditi particolari, perché anche nel filato grosso, poi ripeto, a me piacciono soprattutto per gli uomini. Allora, andiamo avanti. Questo po'. Abbiamo detto un po'. Ciao ragazze, nuova iscritta. Ciao Giù. Poi Rosy, Rosy. Ciao a tutte. Allora, che bello. Pasqualina, buonasera. Allora, Alessandra che ci dice che numero di ferri ha usato la mamma? 4. Ferri 4, ci sta scritto tutto nel sito, non vi preoccupate. Allora, ciao Carmen. Ciao, Carmen. Vita, ciao, non abbiamo fatto vedere ancora i filati nuovi, abbiamo fatto vedere solo gli indossi. Allora, il filato solo viscosa arriva? Di sola viscosa no, arriverà il misto viscosa, grazie, ne abbiamo parlato. Viscosa 100% è un po' molliccio, potrebbe anche arrivare, però di solito noi consigliamo sempre di doppiarlo con qualche altra cosa, perché di solito è poco consistente. È vero, tipo il Sara che avevamo l'anno sì, scorso, sì, sì, sì. Li prendiamo, ecco, non li abbiamo ancora in catalogo, però sicuramente il misto viscosa già l'abbiamo comprato. Allora, e a breve arriveranno, il quindi Merino Gold, bello. È una numela stupenda, sì, ed è un Gold, filato, sì. Ah, ma non abbiamo detto la cosa più importante, oggi che cos'è? Che partì? Oggi abbiamo giorno 10, e quindi? È un giorno particolare, oggi è l'onomastico di mio padre. Ah, ebbene, bene, allora vuol dire che, come dire, onoreremo l'onomastico per questa cosa che si festeggia solo al sud. Solo al sud. Con l'inizio dei nostri sconti, siamo a gennaio. È questo che volevamo dirvi. Allora, siamo a gennaio e quindi abbiamo deciso che è tempo di partire con gli sconti, quindi tutti i filati invernali, tutti, anche quelli che sono appena arrivati, sono tutti almeno al 10% di sconto. Quindi considerate che veramente c'è una non sono rimanenze, sono tutti filati di stagione, addirittura i filati che sono arrivati ieri, i filati che sono arrivati la settimana scorsa, sono tutti in sconto al 10%. E naturalmente e non sono pochi, No, sono e tutti. Non sono quelli brutti, sono tutti. Tutti. Infatti ho messo l'annuncio su un gruppo che su YouTube, sì,
scrivendo tutti i filati invernali sono in sconto, quindi non troverete nessun filato invernale che non ha lo sconto almeno del 10%. E poi avete notato una cosa, sono stata brava stavolta, non ho spoilerato nulla. Lei mi ha minacciato, non lo dire, dobbiamo dire in diretta. Visto, non ho detto niente, manco quando me l'ha chiesto. Sono stata brava, ho paura. Poi volevo dire alle persone che magari hanno fatto l'ordine ieri o oggi, provvederemo per quanto riguarda le persone che devono pagare col pagamento alla consegna a abbonare questo 10%. Per le persone invece che magari è carina questa cosa, per le persone che invece hanno già pagato tipo PayPal, metteremo un buono o comunque manderemo un WhatsApp con il controvalore per chi ha comprato ieri o oggi, perché purtroppo giustamente non lo sapeva. E quindi gli daremo il controvalore del 10%, naturalmente da usufruire sul prossimo ordine in aggiunta al prezzo, diciamo, che già viene fuori con lo sconto. Però aiutateci ad aiutarvi, nel senso che ci potrebbe scappare, no? Un ordine, qualcosa che non ci abbiamo fatto caso, oppure già è partito. Quindi mi raccomando, chi ha fatto l'ordine oggi, tenga anche lei a mente che c'è questa possibilità. Ci mandate magari voi a noi un WhatsApp se ci siamo ora dimenticate. Ora noi ce lo appuntiamo, okay. Perché siete tante, però potrebbe scappare. Non siamo poi, diciamo, infallibili. Allora, continuiamo. Ho visto il kit, ma vorrei sapere cosa della taglia L. Allora, grazie. Della taglia L ci vogliono 4 Nevelin. 4 Mimosa, 2 Delizia e 2 Nevelin. Quindi fatti conto che il Mimosa costa intorno ai 5 euro, però questi sono i prezzi pieni, poi devi togliere il 10%. Il Delizia costa 3,70 euro, sempre meno 10%, e il Nevelin non mi ricordo, intorno ai 3 euro e qualcosa, quindi arriviamo intorno ai 30-35 euro, a cui poi dovrai togliere sicuramente il 10%. Ora non te lo so dire perché abbiamo fatto il numero, il conteggio dei gomitoli, però non abbiamo fatto il costo totale. Naturalmente nel momento in cui inserirete l'ordine è nel carrello, vi renderete conto di quello che è, diciamo, il costo. Sono tutti filati, lo voglio dire, molto particolari, perché Nevelin è un misto mohair, abbiamo la composizione che vi leggo perché me la ricordo, 60% mohair e 40% acrilico. Poi abbiamo il Mimosa, che è quello micro paillette, vedete, si vede anche un po' nel video che si vede la lucentezza della paillette. Abbiamo 11% kid mohair, 14% lana, 11% viscosa e il resto è fibra sintetica. E poi abbiamo questa meraviglia che è il Delizia, che è 40% soft lurex e 43% di soft lurex e 57% di poliestere. Quindi anche questo con il soft lurex è molto morbido, però sono filati, diciamo, di una certa rilevanza. Nulla toglie che con la vostra fantasia possiate prendere anche i filati differenti e farvi di nuovo la maglietta anche con altre, con altri kit, con altri colori, altre righe, insomma, come più preferite. Righe. Per esempio, io ho pensato che lo stesso modello si può realizzare facendo tanti colori differenti con lo stesso filato. Per esempio, se noi prendiamo l'alpaca tinta unita, che abbiamo in tantissimi colori, rispettando queste dimensioni, queste righe, ma è anche il ferro, perché con l'alpaca possiamo lavorare con il ferro 4-4,5, vi fate lo stesso modello, ma invece di cambiare i filati, cambiate i colori. E quindi viene un altro tipo di lavoro, sempre molto bello, utilizzando la stessa base, la stessa impostazione. Okay. Allora, ciao Elena, andiamo un po' avanti con i messaggi perché veramente sono tanti. Ma oggi la postazione è diversa? Sì, oggi l'abbiamo cambiata. Ruotata. Abbiamo accettato il suggerimento, non mi ricordo di chi. Che voleva vedere un altro lato della nostra stanza. La nostra stanza delle lane, come l'hanno chiamata. Poi abbiamo... Dove abbiamo, diciamo... il pronto lana lo chiamo, cioè dove facciamo i banchi e quindi abbiamo un minimo di quantitativo di tutti i filati. Poi c'è il deposito dove abbiamo tutto il resto. Allora, finalmente anche io oggi presente. Maggie. Ciao, dopo questo periodo di lavoro pieno, è bello vedervi, belle attive, siete meravigliose. Grazie Margherita, perché Margherita
lavora con il figlio che ha una pasticceria, quindi nel periodo di Natale avrà lavorato proprio tantissimo. Allora, bello Allora, il viola per lo scaldacollo, diceva Alessandra. sì, ah, eccola, l'avevo saltata. Sì, Sì, molto bello, io lo adoro quel colore. sì. Che dice Rachela? Allora, trovo sul sito il kit per confezione maglione scaldacollo che Sì, indossi. Siete carissimi, allora devo ripeto scrivere. Rachele, bisogna andare nella sezione kit. Quando aprite il sito, proprio nella home page, sopra ci sono varie scritte, tra cui c'è una scritta proprio al centro che è YouTube e kit, perché cliccate là sopra. In una prima parte c'è la nostra presentazione col nostro canale YouTube, sotto ci sono i vari articoli e l'ultimo articolo che abbiamo pubblicato è proprio il kit maglia titta, Sì. in cui avete sia i codici dei colori sia le quantità per ogni taglia. Quindi navigate un attimino nel sito, ma dopo la diretta lo pubblichiamo anche su Facebook. Pubblichiamo su Facciamo entrambi i lati, vi sì. mettiamo i Quindi link su entrambi i lati, così riuscite ad... lo Per riuscite a trovare con facilità. YouTube mettiamo nell'info box, per Facebook metteremo il post. E poi comunque ci sarà là fisso nel sito, nel suo posto, dove se andrà avanti, come probabilmente sarà Sì. questa iniziativa dei kit anche per l'estate, per fare delle belle maglie, dei bei cardigan, là troverete sempre tutte Le le indicazioni. Ok, indicazioni per i Alessandra ci chiedeva quanto costa solo per due gomitoli per uno kit. scordacollo. Dipende che cosa vuoi comprare, nel senso che per farlo, ma questo, come Ah, questo ma qua. forse tu parli della lana sport, no? 2,30 euro, se La lana non ricordo sport costa male. 2,30 euro In meno super il offerta. 10%, quindi Sì. veramente sta a prezzo di costo, perché non ci guadagniamo nulla con questi Sì, prezzi al 10%. questi gomitolini Sì. qua ormai sono a 2,30 euro, quindi Meno veramente il 10%. in promozione. Poi Allora. scappo Ciao in Elena. impegno. Ciao Elena, ciao. Poi abbiamo Ciao Shaba. Mamma. Ciao. Ah, Auguri a via papà, papà. grazie. Grazie. Allora, Allora. Dina, tu che sei molto precisa, ti faccio un piccolo appunto sulla Maglia che maglia indossi. che indossi. La manica destra si unisce perfettamente con la riga dell'urex di sinistra. No, però che... Una Spero che maglia. non ti offendi. Una Aspetta. riga si collega meglio rispetto all'altra, ha Ah detto. sì, può essere che mamma ha fatto sto. Vabbè, allora glielo devi dire alla mia mamma. Pensa. Sì, qua viene meglio. Da un lato viene. Ah sì, qua viene meglio. Chissà che avrà combinato. Va bene, sì, Nel è momento in vero. cui l'ha cucita, Ma probabilmente. probabilmente quando l'ha cucita non ha pareggiato. Non si è resa conto, quindi. A mamma. Che bello, Considerate che i grazie. nostri sono sempre prove, naturalmente poi quando si va a lavorare poi Si deve essere sì, sono dei precisi. Grazie. campioni. Allora. Vale anche per il mio Certo, ordine. Margherita già ma cioè, l'ordine di Margherita è Deve partito. partire questa Ah, settimana. certo, Margherita. Ciao ragazzi, appunti, ho fatto l'ordine ieri, grazie. Carmela Carmela ce Bottone. l'abbiamo? Va Sì, bene, non vi ok. preoccupate, dopo ci mettiamo, le spuntiamo. Sì. Ho messo Ho la messo la foto sul foto sul gruppo di un gruppo. filato che dopo lo controlliamo. Ci tengo agli onomastici, è vero, perché al nord quando fai gli auguri dell'onomastico a qualcuno del nord non sanno manco che è il Che cos'è santo. santo? Beh, Allora. allora, Maggie, non sono, in realtà è tutta la categoria inverno che è in sconto, quindi troverai tutto al 10% in meno. Quindi Sì. tranquillamente non c'è un prodotto in particolare, ma tutta la categoria autunno-inverno. Quindi tranquilla. Poi abbiamo Lo Dina e lo scaldacollo, scaldacollo è questo fatto qua? con No, l'uncinetto, ai con i ferri, ma si ferri. può replicare, sono strisce, guardate, Vita è molto facile. semplicissimo, questo qua è È un tondo, semplicissimo. è un tondo. In questo caso la mia mamma l'ha fatto con i ferri circolari, ma si può tranquillamente fare con i ferri dritti, quindi E non poi si è, cuce dietro, sì, quindi non è un tranquille per problema. chi non li sa usare. Buon pomeriggio, fantastiche fanciulle, complimenti per i vostri indossi. Telepatia, io a pensare e voi. A A pensare a voi? voi, ed ecco che mi arriva il messaggio per il link. Grazie per i saldi, siete stimati. Ma che Grazie. carina! Dai, forza, Brava, forza. brava. Dobbiamo riempire ancora questi mesi che ci costringeranno a Di chiusa in freddo. casa. Sì, per il freddo e per il Brava. Covid. Salve ragazzi, scusate, mi sono distratta. Volevo sapere come si chiama il filato che hai usato per lo scaldacollo. Sport. Sport. Lo trovi tra i filati Sport. invernali, vai nella categoria Spendo bene e troverai il filato Sport. Allora, è vero che non ci avevo fatto caso, è vero, mamma, sei in punizione, un lato con bacio e l'altro no. Ah, perciò Buonasera, ok. me l'ha regalata, perché
c'era il difetto. Dici no, dai. Ah, Teresa di là, ci fai rivedere la maglia. Vai, Dina, Sì, allora rialzati, mi fai rivedere alzo la un'altra maglia. Va? volta, che però diciamo su Facebook ho la telecamera un po' più avanti. Vieni più indietro di qua, Ecco forse. qua, la si vede in tutta la sua È perché è impostata sulla mia lunghezza. altezza Vedete, adesso. l'abbiamo fatta proprio con le maniche lunghe, proprio la classica maglia. Quindi sappiate che con le quantità che trovate nel kit riuscite a fare una bella maglia. Questa qua è 60 cm per me, che sono abbastanza alta, anche le maniche, vedete, sono abbondanti e niente. Spero si riesca a vedere la differenza dei filati che si alternano. Anna, lo scaldacollo che punto è? Ci È un punto chiedono. traforato, ve lo faccio Sono rivedere. archetti, ventagli. E sono ventaglietti con Bisogna archetti. seguire il tutorial per capire come è È fatto. molto semplice, non so se riuscite a vedere. Sono maglie alte con archetti e punti di bordura. È veramente un progetto semplice, semplice che può realizzare chiunque. È un punto che potete utilizzare, come diceva Dina, anche per una stola, perché si presta bene. Vedete, lavorato con un ferro grosso, un uncinetto grosso. E il filato sport vi viene in questo modo qui, molto morbido, molto caldo, velocissimo da realizzare. Cresce, cresce Ok, subito, veloce, veloce. andiamo a vedere qualche altro commentino, ma è Poi, sceso secondo bellissima la me. maglia. No, erano finiti Sì, prima. sì, sì, sì. Poi volevo sapere se avete un filato lino e seta per fare una copertina della carrozzina. E il prezzo? Prezzo. Allora, Rosaria, lino e seta in questo momento non ce n'è. Arriverà il lino, probabilmente misto cotone, questo sicuro. Misto seta non lo so. Però, diciamo, tra le varie cose che abbiamo visto il lino, sia il puro lino che il misto lino. Stiamo ancora decidendo cosa prenderemo, i colori. Le anteprime, praticamente siamo a gennaio, quindi l'anteprima dei filati estivi l'avremo in queste settimane, poi piano piano andranno naturalmente a diminuire i filati invernali e ad aumentare i filati estivi. Però siamo ancora in pieno inverno, quindi la lana ordinata. Allora, fatto salvo qualche ritardo che stanno registrando i corrieri, sia prima a causa del Natale e poi perché qualche sede è stata chiusa o comunque hanno dovuto dirottare i pacchi su altre sedi perché erano chiuse per Covid. Fatto salvo questo, il nostro corriere, che è GLS, consegna nelle grandi città in 24 ore e diciamo nei centri più piccoli in 48 ore. Proprio le località disagiate oppure le isole arriva in 72 ore. Quindi ora non so tu da dove ci scrivi, però considera che tipo Napoli-Roma, Napoli-Milano, che sono grandi città, arriva il giorno dopo l'ordine. È normale che se lo fate a mezzanotte, non è che arrivi e parte a mezzanotte, partirà il pomeriggio successivo. Comunque, diciamo, in un paio di giorni arriva, tranne che proprio Succede un qualche succede imprevisto, un evento tipo e la neve forte che c'è stata al nord questa settimana sono andati in tilt i corrieri, ma non tanto da dopo Capodanno in pratica, non tanto perché noi non spedivamo, ma perché i pacchi si è il bloccavano. transito che era difficoltoso verso il Sì. nord, ma anche verso il sud, perché qui siamo stati bombardati da Da bombe d'acqua. acqua. Quindi gli agenti atmosferici, quando sono così violenti, poi in un certo senso fanno rallentare un po' tutto, Le quindi le consegne. consegne. Era un post natalizio, un post di freddo, e quindi si è rallentato un po' tutto. Per No. quanto ci riguarda, noi cerchiamo sempre di spedire in modo più celere Allora, possibile. noi Quindi. il nostro pacco, diciamo, o il giorno dell'ordine, o il giorno dopo parte. Diciamo, lascia la nostra sede. Poi il corriere, diciamo che in linea di massima non ci possiamo lamentare perché è andato tutto Sì, abbastanza bene. due Quando parliamo di uno, due, pacchi sui tanti che si sì, sui spediscono. centinaia di pacchi che spediamo, che magari ha qualche problema, allora là non possiamo dire che è un problema del corriere, ma proprio che doveva succedere. Ecco. Andiamo avanti, anche lo scaldacollo di Annalisa è molto Grazie. bello. Allora, buonasera, bellissima Dina, la tua maglia, scusate, che filato è la maglia? Allora, Giusy, la maglia è fatta da tre filati differenti che abbiamo fatto vedere, il Mimosa, il Nevelin e il Delizia, che trovi naturalmente sul nostro sito e poi trovate anche le spiegazioni nel nostro sito, li troverete su Facebook, quindi povera mamma. Rita Rossi, povera mamma. No, 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 ma no, non però vuol dire che Renza scherziamo. c'ha l'occhio proprio, Fino. ecco, fino di chi lavora bene. Sarei interessata anch'io a un filato Va setellino. Va bene, bene, allora bene. provvederemo, segniamo.
Mando un bacio alla tua mamma Dina, No, spero di Renzo! vedermi. Ma no, non ti preoccupare. Hai fatto bene, Renzo, così la prossima volta sta attenta. Mi vendico io, Titta, non ti preoccupare. No, ma io la prendo in Lo giro, so, lo so. perché la devo prendere in giro. Allora, le creazioni non devono essere perfette, ma devono essere speciali. I difetti che entrano in spazialità rendono unica quella Beh, creazione. l'handmade è così, Un pochino effettivamente sì, sì. un pochino sì. In realtà credo proprio sia una svista nella cucitura. Sì. Allora, va benissimo, richiamo prossima settimana, va Va bene? bene. Allora. Di Forlì Romagna, grazie per le informazioni, direi che siete molto veloci Ah, con la bene, meno consegna. male, Sì, Elisabetta, meno sì, sì, sì. male. Grazie Maria, troppo buona. Andiamo avanti. Ah, dimmi. In alto a Dina. Questi qua? Ora Questi ve li qua? facciamo vedere, dai. Tutto, dobbiamo Allora, far ciao, vedere l'ana buonasera. grossa e anche questi qua. Ma una super novità. È una super Una novità. super novità, c'è una super Una novità. super novità che è estiva, guardate, Sì. è estiva. Va bene pure per l'inverno e sta già in saldo, quindi più di questo non si poteva. Giuseppina, uomo, grazie mille, perdonami, mi sono Si è trasformata. collegata solo Ah, adesso. sei collegata Giusto, solo dopo te adesso. lo spiego tranquillamente se vuoi fare la maglia come si fa, non ti preoccupare. Ah, Lilli. ciao Lilli, ciao oggi, non ce Ciao la faccio, Lilli. mi guardo dopo cena, vi adoro, complimenti per gli indossi. Ciao Grazie. Lilli, a dopo. Allora, Allora. Dina ve lo stava dicendo prima, ci sono delle grosse novità in merito di filati che non abbiamo saputo trattenere, quindi lo già le Vogliamo far diciamo. vedere solo che cosa è rimasto un attimo Sì, di allora, versione. sì, brava. Allora. Uno, due, Allora, tre, quattro. versione, eccoli qua. Non posso, ho preso lo stesso, Tu sì. che, brava, Questi qua. erano forse uno sopra l'altro, Sì. sì. Allora, di versione che ce l'avevano chiesto, c'è il 412, che è questo degradé di arancio violetto, molto vivace. Poi abbiamo il mitico 421 che l'avete comprato in centinaia con il verde, il grigio e il rosa. Poi Bello, bello. abbiamo, giù. Abbiamo il 412 che è sempre molto vivace, questo anche molto bello, il Ok. 422 che è violetto e verdino, il 419 che è un colore sempre molto vivace Aspetta che un molto. e poi abbiamo molto che arriveranno, ecco qua, uno sta qua che è il 610 che a me piace molto perché sono colori un po' più sobri, un po' più classici. 616 che c'ha tutti questi colori autunnali, no? Del verde il bosco, il senape, il bruciato. Poi abbiamo il 615, quello che è rimasto, perché stanno finendo, va bene. E È poi questo l'ultimo, qua l'abbiamo, perdonami, l'hai fatto dire già, sì, mi l'ho sei fatto vedere, distratta. 422, il violetto, che è uno dei miei preferiti. Questi sono i gomitoli lana grossa, anche essi sono in sconto al Allora, 10%. magari vi diciamo giusto due caratteristiche a volo, visto che le abbiamo presi, sono andata giù a prenderle. Allora, sono 200 grammi per 700 metri, quindi anche per questo tipo di filato potete realizzare un bellissimo maglioncino o una sciarpa, cappelli, stole o ponci tranquillamente. È un gomitolone abbastanza lungo e molto grande che va lavorato, come consiglia la casa, un 4,5-5, ma anche qualcosina in più come o ferro o Cinque uncinetto. sicuramente. È un 60% di lana ed è un 40% di acrilico, quindi è un super Si gomitolone può lavare anche in lavatrice, sì, con perché ce lo super chiedo. fantasie poi, perché veramente sono delle fantasie molto ma La molto belle. differenza tra versione e molto, al di là delle fantasie, naturalmente, delle sfumature, è che versione degrada più lentamente, quindi abbiamo è un degradé, quindi delle nuance che degradano piano piano, Questa è invece versione. molto ha le E righe questo un po' più nette, quindi lo stacco tra un colore e un altro è più netto. Questa è la differenza tra versione e molto. Passiamo invece, facciamo vedere la novità di questa settimana. sì, facciamola vedere Allora, subito. visto che avevamo voglia un po' di estate, un po' praticamente di pensare a qualcosa per le cerimonie, no? Sperando che ce le facciano fare prima o poi queste cerimonie, abbiamo deciso di prendere questo filato che è veramente un'anteprima di Katia della linea Concept, quindi la linea un po' più importante di Katia. Per chi voleva un filato tutto viscosa, penso anche a Grazia, però questo è sfumato, non lo so se Grazia lo voleva sfumato o tinta unita, abbiamo questo che si chiama Belvedere,
lo trovate già in sconto, ma non lo dite, 96% viscosa, 3% di poliestere e 1% di poliamide. Ve lo faccio vedere da vicino, abbiamo anche un tocco di lurex e sono tutti filati sfumati. Ora questo qua che vedete con questo colore cammello, diciamo così, è il 302, però in realtà è fatto da tanti altri colori, perché si alternano questo color senape scuro con il marrone e il blu. Naturalmente ogni gomitolo, anche dello stesso numero, può iniziare in un punto differente, quindi magari troverete un gomitolo 302 che inizia con questo colore marroncino e un altro che inizia invece con la parte scura, il blu o il nero che stanno all'interno. Quindi io sul sito, per farvi vedere ogni gomitolo, poi come viene fuori il lavoro, come sta sull'etichetta, anche sul sito vi ho messo vicino ad ogni gomitolo anche lo scialle che ne viene fuori lavorando un gomitolo, perché con un gomitolo facciamo uno scialle. Vogliamo dire quanto è grande? Sì, allora è 150 grammi ed è 495 metri. In questo caso la casa consiglia ferri o uncinetti che vanno dal 2,5 al 3. Quindi è veramente un filato molto particolare. È prezioso. È 96% di viscosa, 3% poi di poliestere e 1% di poliamide. Che sarebbe la parte, tutto viscosa. In realtà la parte di sintetico è solo il lurex. Brava. Quello che vi voglio dire, perché ho detto un filato estivo che va bene anche per l'inverno? Perché in estate lo potete usare da solo e in inverno lo potete accoppiare. Per esempio, un'idea che mi era venuta ed era quella di accoppiarlo con il Nevelin, per esempio, questo è un rosa, ma abbiamo con il Nevelin bianco, ma anche con altri colori, e potete fare per esempio un maglione a cui date un tocco di lucentezza facendo per esempio l'utilizzo di questo gomitolone. Considerate che il gomitolo costa 15,95 € con lo sconto, più lo sconto, e dovete togliere lo sconto. E abbiamo ben 150 grammi di pura viscosa, perché parliamo del 96% di viscosa più questo tocco di lurex, ed è un filato katia che quindi anche dal punto di vista della qualità, della tenuta, delle colorazioni è veramente il numero uno. Infatti ci dice che si può anche lavare in lavatrice e si può anche stirare con un ferro, diciamo, tiepido. Un'altra cosa che volevo dire, niente, che non vi dovete impressionare, vi ripeto, se ordinate per esempio il 301, vi arriva un gomitolo che inizia con il rosa e un altro che magari inizia con il colore che sta dentro, perché naturalmente a seconda del punto in cui viene raggomitolato, così diciamo viene fuori il filato che è degradé. Allora vi facciamo vedere tutti un i colori. Un po' tutti i colori. Dino, quale ce l'avevi tu? Allora questo qua, se lo vedo, il 301, che ha questi colori che vanno dal marrone al viola al rosa. Il mio è il 300, ve lo faccio vedere anche da quest'altro lato, sfuma con l'arancione, il verde un po' più scuro, questo è quello l'azzurro, più carico, vivace, sì, più sì, 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 che sarebbe poi il disegnino, lo vedete qua. Poi io ho il 302, sì, che all'interno c'ha una parte molto scura, che è blu-nero, non riesco a vedere, poi c'ha un tono di marrone scuro e poi il senape. Quindi pure sono, considerate che in ogni gomitolo ci sono 3-4 colori. Io ho il 303 che ha il marroncino, il bordeaux e il blu, l'azzurro, vedete al centro, lo faccio vedere un pochino verso il centro, che si Andate riesce sul a vedere sito. Il si colore. Vede che all'interno c'è l'azzurro. È l'ottanio. Veramente bellissimo. Infatti questo qua l'ho chiamato ottanio perché all'interno questo è bellissimo. Ah, sì, sì, poi sì, ho molto, il 304. Bello. Come tutti i filati diciamo, sfumati Katia. Nero, blu, senape e verde, se riesco a farvi vedere, guardate, non lo so se si vede, il senape e quel tocco di verde che sta all'interno. Naturalmente con un gomitolo fate uno scialle, perché parliamo di 400-500 metri, tenete conto che potete fare una canotta anche, perché parliamo di un vestito estivo, di un vestito, di un filato estivo, quindi magari con due ci fate anche per esempio un vestitino. Naturalmente le quantità e la lunghezza non sono paragonabili ai filati invernali, perché i punti che usiamo d'inverno sono sicuramente più stretti e consumiamo più filato rispetto ai, invece ai filati che utilizziamo, ai punti che utilizziamo d'estate. Sì,
L'ultimo che ho Bello io è questo il verde numero smeraldo. 305, verde smeraldo, come dice Dina giustamente, che all'interno ha anche un po' di blu più scuro, ha tutte le degradate, Se insomma, andate sul del blu. sito e andate nella categoria Di Belvedere, questo. che io vi ho messo sia tra i filati estivi, tra i filati invernali e nelle novità. Di Quindi dove questo. andate, andate, trovate questo filato Belvedere. Vedrete che a fianco ad ogni gomitolo c'è la foto anche dello scialle per vedere quali sono i colori all'interno. Ho cercato di metterli anche nel titolo, quindi i tre, quattro colori prevalenti che ci sono all'interno di ciascun gomitolo sono enunciati nel titolo e poi li vedete anche nello scialle che è fatto proprio con quel filato. Però iscrivetevi comunque al nostro canale YouTube per chi non l'ha fatta ancora e ai nostri social perché Dina poi farà la recensione dei filati e vi faremo questo piccolo video, questa piccola chicca dove vi spieghiamo magari le Piano particolarità piano tutte le del particolarità, filato. in modo che in 3-4 minuti di video, anche meno, riuscite a vedere con Quella precisione categoria di quella categoria prodotto. di prodotto con tutte le caratteristiche, senza dovervi rivedere magari tutta la diretta che poi dura un'ora, un'ora e un po', e quindi poi diventa un po' scocciante rivederla Sì. tutta. E diciamo che se l'estate la stiamo pensando in questo modo, immaginate cosa può Mamma venire mia, noi dopo. già ci stiamo Ci divertendo. brillano gli occhi. Sì, già siamo con la testa verso l'estate, anche se Sì. l'inverno è ancora lungo, però sia con la speranza che questo Covid ci abbandoni e quindi ci permetta di indossare tutte le cose belle che ci faremo, sia proprio perché non vediamo l'ora, no, di vedere il sole, il mare, e quindi già siamo un po' con la testa verso l'estate. Sì, Ok, sì, che sì, c'è, sì, sì. mamma? Che dici? Aspetta. Tranquille, ragazze. Tranquille, ragazze. Ah, Ah per il no, discorso. perché dice, forse la mamma si dispiace del fatto della riga della Sì, maglia. No, no, sì, sì. no, noi scherziamo Ok, a tanto. me gli piace sia il 421 che il 422, penso di Molto versione belli, molto. sì. Che Che penso? peso hanno? Ah, abbiamo detto Allora, 200? 200 grammi per 700 700 metri. metri, si può lavorare con un 4,5, con i ferri anche un po' più grandi. Scusate, ma qual è la differenza tra molte versioni Allora, o lo nella versione? ripeto, anche se probabilmente ti ho già risposto, Luisa, versione le tonalità degradano in modo più graduale, mentre in molto abbiamo la creazione di righe più nette, però per il resto è tutto uguale, peso, composizione, resa, tutto. Allora, Rosa Papi per la spedizione in Romania, scrivici Sì. su WhatsApp perché tranquillamente noi spediamo anche Sì. in altri paesi, In non solo tutti in i Italia. paesi. Quindi In tranquilla. tutto il mondo spediamo. Così capiamo. Naturalmente, facciamo fare un preventivo così sapete Per il prima. trasporto quanto costa e vi avvisiamo prima, Sì. insomma. Quindi scriveteci su WhatsApp quando avete Questi dubbi. questi dubbi qua. Anche se il sito dovrebbe essere fatto in modo da accettare anche gli ordini dall'estero, Sì. però se avete dubbi, giustamente non volete impostare un ordine e poi scoprire che costa 20 euro la spedizione, ce lo chiedete, noi vi diciamo con precisione. Ok, poi abbiamo La lana grossa è bellissima anche lavorandola, grazie Asse, è uno dei filati che mi piace veramente tanto. Tutto, no? Siete piacevoli come persone affidabili dal punto di vista professionale, i vostri video sono bellissimi, grazie Grazie Giorgia. Giorgia, che carina. Vorrei dire c'è disponibilità di 3-4 gomitoli, dobbiamo vedere Maggie. Allora, Oh, Rita, molto molto belli. belli. Allora, ah sì, si riferiscono forse a Belvedere, che sarà veramente uno dei must della stagione, perché è un filato di viscosa bellissimo. Mi sa che non lo stesso, eccoli qua. Ok. Quindi, allora, volevo sapere proprio la differenza, a posto. Stupendo. Bene. Belvedere è proprio Allora, bellissimo. Maggie, Belvedere Sì. è il filato in viscosa con il Lurex. E io dico, per essere pura viscosa, perché tranne il Lurex è tutto viscosa, per essere 150 grammi per 495 metri, per essere un filato di Katia, che è una casa importante a livello Sì. internazionale, 15,95 euro, a cui bisogna togliere il 10% di sconto, mi sembra un Non è prezzo, tanto. diciamo, abbordabile, Moltissimo. molto elegante. Bene, grazie Sandra. Allora, Vi lascia risposto un attimo Rosa Bardi che dice che ci deve lasciare, quindi la ciao, salutiamo. bacio E Rosa. Maria Giuseppina che dice: ragazzi, mi fate fare gli occhi a cuoricini. Anch'io faccio gli occhi a cuoricino, È vero? Quando vedo i filati, vero, è vero. però quando stai rappresentante faccio sempre la parte un po' che non mi La piace. monella. No, questo no, No, non questo no, lo so. questo no. No, no, perché io voglio solo i filati, quelli proprio belli, quelli là. Wow! Eh sì. Allora, ritornando a Sandra, Sandrina. approfittiamo
per raccontarvi un po' la scaletta della prossima settimana. Innanzitutto ci sarà, ora i giorni ancora non li abbiamo stabiliti perché lo devo stabilire domani, ancora non ci ho pensato. Comunque avremo una fantastica maglia che ha fatto Sandra, perché questa volta l'ha fatta all'uncinetto con il filato Melange, taglia S, ha utilizzato 4 gomitoli, se la volete fare più grande per ogni taglia un gomitolo in più, ed è una maglia molto carina perché è un modello fatto con la lana, Melange è una lana sottile, misto canapa, ma si può replicare benissimo anche con i filati estivi perché anche il punto e la composizione, diciamo così, dei punti si presta molto anche per delle magliette estive oppure diciamo primaverili. Poi avremo tra i tutorial il maglioncino rosso top down che ancora non è uscito, quello là di Anna che ha lavorato con i ferri. Questa settimana è uscita la spiegazione di come impostare il top down e quindi quest'altra settimana uscirà proprio il maglioncino. E poi ho finito la mia sciarpa, appunto pigna l'ho chiamato perché c'è la rappresentazione di una pigna che ho fatto con il filato, guardate, vediamo se si vede, ecco qua, che ho fatto con uno degli ultimi arrivi, che è il filato Margaux, utilizzando 3 gomitoli di filato Margaux e l'uncinetto 6, ho fatto una sciarpa di 22 cm per 150, quindi regolatevi se vi interessa, perché con soli 3 gomitoli riuscite a fare tranquillamente una bella sciarpa abbondante. Allora, andiamo avanti. Devo fare un abito con il filato viscosa, mi ricordo, grazie, però tu vuoi la tinta unita. Arriverà la tinta unita in misto, misto viscosa. Pura viscosa, non lo so, vedremo se Katia tira fuori qualche altra novità. Allora, perché il prezzo siamo... penso che hai risposto a Maggie per quanto riguarda il... Ciao Elisabetta, buona serata. Poi, allora, che meraviglia. Chissà cosa ti riferivi, credo a Belvedere. Sì, sì, faccio allora subito l'ordine. Vediti bene i colori, perché sono uno più bello dell'altro. Il 303 già l'avevo messo nel carrello. Io ieri li ho caricati. Ieri li ha caricati e ieri già sono usciti. Sì, ieri sì, già sì, sono sì, usciti, sì, incredibile. Sì, sì, sì. Allora, con un gomitolo una canotta, sì, tranquillamente. Considera che fai uno scialle con un gomitolo. Quindi sicuramente una canotta ci viene, senza maniche, con un punto traforato. Allora, per una stola, per una cerimonia, per un gomitolo grigio perla, ma guarda, per una stola di cerimonia puoi utilizzare anche soltanto il Delizia. Mm-hmm. E qua forse lo vedi un po' troppo sparato perché c'è la luce della lampada, ma è un bellissimo argento, molto molto idoneo. Per e ricordate che abbiamo anche la rocchetta di Lurex. In questo caso c'era stata fatta una richiesta, visto che il filo Lux, che è il nostro filo, la nuova. Sì. Era 1000 metri, 1100 metri, qualcuno diceva ma a me non servono 1000 metri, poi che me ne faccio? Allora abbiamo deciso di accontentarvi e invece di prendere il filo Lux, che è una rocchetta, vi ripeto, 15 grammi, 1100 metri, abbiamo questa qua che è 400 metri, il prezzo è equivalente, abbiamo fatto in modo che fosse, diciamo, in differenza, hanno cadendo i pacchi che domani devono partire. Allora, abbiamo fatto in modo che fosse praticamente a livello di prezzo indifferente comprare la rocchetta piccola o la grande. Quindi per farvi contente abbiamo questa rocchettina che costa 1,50 euro di 400 metri. Ok, quindi si può tranquillamente aggiungere, se volete, un tocco di luminosità a qualsiasi filato invernale o estivo, potete aggiungere la rocchetta, ce l'abbiamo sia in argento che in oro. Allora, di là ci chiede Stefania, col filato Katia con quale numero di ferri o uncinetto si lavora? Con il 3, la casa suggerisce il 3 ed è bello sottile. Prevalentemente uncinetto, perché con il 3 fare i ferri è tosta, a meno che non c'è una bella mano, è già diciamo un progetto molto traforato, noi lo consigliamo per l'uncinetto, questo è un filato da uncinetto. Wow, verde smeraldo, è bellissimo. ma aspetta Maggie, mo arriva un altro verde che pure è molto bello, Va bene, di questi poi si vede pure l'altro. Quello, ma nel senso come vedere l'altro filato verde, ti sei dimenticata. Sì, Maggie, dobbiamo ancora lavorare la lana, mo te faccio vedere, è vero.
ragione Anna. Quanti gomiti ti servirebbe per una taglia, una maglia Larga 46? tunica dovrebbero servire, dipende dal punto, però forse tre, no, due, tre, dipende, dobbiamo fare un po' di calcoli. Dovremmo avere già, diciamo, un modello e da quello ricavare, perché così diamo un Tipo po' i come ho numeri. realizzato quella lì, Linus, l'anno scorso, quella tunica larga. Ah, mi ricordo se ho utilizzato quattro gomitoli, forse, di 150 o Ma quella è 200. enorme la tua, è proprio un La mia oversize. sì, è proprio un oversize No, quella là. Maggie, facci vedere il modello, eh. Capiamo meglio. Sì. Verde Poi, smeraldo, bello, bello, bello. Sì. c'è Luisa. Ciao, Ciao, grazie. Luisa. Buonasera, mi sono imbattuta nella vostra diretta girando su Su YouTube. YouTube. Posso fare qualche domanda sui Pilates? Certo che puoi fare. Siamo qua per questo. Registrati così ti arrivano anche tutti i link. Attiva la campanella, iscriviti così ti arrivano tutti i link delle dirette, ma non solo, di tutti i progetti che noi realizziamo. Leggendo la notifica. Che 10 domanda è? Aspetta, gennaio 2020. Avrò forse. sbagliato il nome della diretta? Ho scritto 10 gennaio 2020 Può invece di essere, sì, 9/21. può No, essere. ancora nel Sì, 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 2020. sì. È Si possono facile. creare anche degli orecchini oppure collane. Guarda, utilizzarlo da solo no, è proprio da compagno di un altro filato, perché per utilizzarlo proprio da solo ci vuole una cosa che, diciamo, è un po' più sostenuta. Con questo qua non ce lo fa, non ce la fai a lavorarlo da solo, lo devi sempre accompagnare con un altro. Sottilissimo, da solo non si può. Questo va solo accoppiato, devo Boris, essere mi dice sincera. se posso acquistare qualche gomitolo per fare un cappello per me. Certo che puoi Puoi acquistare. cercare, Anna, guarda in sovraimpressione, ci sono tutti i, Vedi qui. vedi, www.handmade.it e i contatti WhatsApp. Sul sito puoi visionare e eventualmente comprare e poi se hai bisogno di informazioni oppure non sai acquistare dal sito, ci puoi scrivere su WhatsApp dopo che ti sei appuntata i colori, i codici, le quantità che ti interessano. E il numero è Allora, 366 188 19 attivate pure, brava. 34. Guarda come è stata brava Anna, si è iscritta e ha anche attivato le notifiche. Soprattutto, guarda l'ultimo. Ah, che brava! Lavora Punto lui al mio posto, semplice. come si usa a dire. Sì, Sì. assolutamente ci vuole un punto semplice. Ah, all'interno, quando comprerete il filato Belvedere, vi arriverà, è uscito credo, all'interno Un la opuscoletto, spiegazione. sì, c'è. Quindi già c'è la spiegazione per lo scialle. Naturalmente quel punto dello scialle lo potete utilizzare anche per fare una canotta. E già sapete che se la casa ha utilizzato quel punto vuol dire che rende bene con il filato. Con le dovute proporzioni arrivate pure a fare la Sì, canotta. sì, sì, sì. Quindi insieme al gomitolo, Anna, non ci dimentichiamo di metterlo, No, no, certo. mettiamo anche L'opuscoletto, anche l'opuscolo qua. con le spiegazioni, sempre. Maria, dopo, quando abbiamo finito la diretta, possiamo andare sul gruppo Facebook. Ora non possiamo leggere lì nello stesso momento, Sì, però sì. daremo un occhio, non ti Sì, dopo ti preoccupare. rispondiamo, Maria. Ok, Allora, allora, ancora. facciamo vedere un rewind dei colori che già avevamo, ma è i colori bellissimi che poi sono arrivati del nostro magnifico filato Airlux. Airlux. Allora, voglio sentire, anzi, voglio leggere i commenti delle persone che già l'hanno comprato. Perché l'Airlux, anche Airlux è in sconto al 10%, è uno dei filati più belli che abbiamo avuto questa stagione. Sì, diciamo che è arrivato nel mese di no fine novembre, Sì, uno dicembre, degli ma ultimi. l'abbiamo già riapprovvigionato diverse volte perché veramente è stato un filato molto gradito e molto apprezzato. La particolarità di questo filato che è una nuvola morbidissima e È lucida, sofficissima, lucidissima. ma molto lucida come colore. Quindi è veramente un filato molto, ma molto particolare. È 50 grammi ed è lungo, se non erro, 300 metri. Sì, Sì, 300 metri. quindi è sottile, si lavora con un Sì. ferro piccolino. In particolare voglio dire che Grazia, che è la signora che ci sta chiedendo anche la viscosa per l'estate, l'ho acquistato, sta realizzando un cappottino e l'ha doppiato. Quindi anche da questo punto di vista vi possiamo dire che anche lavorato a doppio viene benissimo e sono molto curiosa. Spero che Grazia condividerà con noi il risultato finale di questo lavoro perché sarà sicuramente fantastico. Sì. Allora, Sandra ci ha scritto che sarà il suo prossimo progetto. Lo aspettiamo. Barbara, il look è favoloso. Poi Si c'è lavora. Grazia anche che scrive un filato Io bellissimo. l'ho preso, ma mi deve arrivare giovedì. È Ok. stupendo. Allora, vi Quindi. facciamo vedere i colori. Sì, allora, questo primo colore qui è il 76, come potete È vedere è un un rosa. rosa, un cipria, come lo vogliamo definire, come rosa.
Ah, non abbiamo detto le caratteristiche, per chi non lo conosce, è 70% viscosa e 30% lana. Perciò lucido, perché Perciò è c'è la viscosa. E vi lucidissimo. voglio ricordare, perché molti non lo sanno, che la viscosa è un filato naturale. Molti pensano che sia un sintetico. In realtà la viscosa è un filato naturale, tra l'altro molto prezioso. Quindi i gomitolini costano un pochino di più della media, perché parliamo di 6,70 euro, a cui poi dovete togliere sempre lo sconto. E però ne vale assolutamente la pena. Infatti, solo le case più importanti producono questi filati, perché veramente poi sono, diciamo, un po' più impegnativi, ma rendono veramente un capo fantastico, Unico. unico. Sì, Ok? sì, sì. Allora, poi abbiamo il numero 64 e vicino a 64 vi facciamo vedere subito che è un viola e le tonalità del viola. In questo caso vi facciamo Rubino, mi vedere, pare che sia sul sito. rubino, e vi facciamo vedere vicino il numero 73 per farvi capire la differenza. Che sono differenti, uno è più nel viola e uno è più nel Questo è bordeaux. il 73, Bordeaux, che quindi diciamo va così. col Che bordeaux. E questo invece è quello che va col viola, numero? 64. 64. Tenete presente che sono due colori diversi e abbiamo voluto prendere entrambi perché veramente non potevamo scegliere tra i due. La Sì. Poi stessa cosa, poi abbiamo abbiamo il numero 60. che è un color grigio, un grigio Sì. molto chiaro. E poi Abbiamo la New abbiamo Entry. questi due spettacolari. Sì, che sono, Questo è il numero 74. che Come l'ha dovrebbe chiamato? Verde essere il smeraldo. turchè. Turchè. Questo, aspetta, non riesco manco io. Allora, questo qua è verde smeraldo, Sì. E questo qui è il numero che è il 66. turchese nero. Guardate la differenza, uno più nel verde e l'altro più nel blu. Ok? Visti, diciamo, separatamente potrebbero sembrare uguali, in realtà la La differenza è differenza c'è. netta, ma sono meravigliosi. E questi due, il verde e il blu, parliamoci così, il turchese e il verde smeraldo, sono praticamente una new entry di ieri, l'altro ieri. Quindi siamo riusciti ad avere. E anche l'abbinata, Immaginate la guardate, maglia di Dina. fatta, ecco. Fatta anche a strisce la mia maglia con la È Airlux, una ecco roba. Sì. l'idea che vi dicevo: invece di cambiare filato e fare tre filati diversi per la stessa maglia, potete fare lo stesso filato in tre colori, due colori diversi, eppure viene una cosa Viene spettacolare. spettacolare. Anche perché uno vi dà l'idea, poi spazio alla creatività, Sì, e poi all'immaginazione. aspettiamo i vostri Le vostre lavori. foto, pubblicatele sul nostro gruppo, che a noi fa piacere, insomma, vederli. Allora, c'è Ida che ci chiede una cosa. Ida, Allora. vediamo subito Idetta. Allora. Avete scritto tutte che è bellissimo, è stupendo, chi l'ha lavorato? Sì. E giocavo facile perché è bello il filato. Sì, no, veramente, E giocavi poi Katia è fancine. una sicurezza, ragazze, E sai. avevo letto, eccolo qua, è fantastico e si lavora bene anche con l'uncinetto numero 4, Sandra, questo ce lo scrive. Quindi che lei lo sta già Ma anche lavorando, anche Alessandra. Alessandra ha lavorato la stola mia, la melange, che ho fatto con il filato melange, l'ha lavorato invece con la Hilux e ha detto che è venuta spettacolare. Quindi non ho dubbi su questo, perché è veramente un filato bello, bello, bello. E si può anche doppiare eventualmente proprio con il nuovo belvedere. Oltre all'idea che vi ho dato di mettere insieme, guardate qua, i due color smeraldo. Queste se Naturalmente il le merita qualche belvedere, fotina, considerate che il belvedere però è sfumato, mentre abbiamo l'Airlux che è a tinta unita, però vedete un po' se vi volete fare una maglia invernale accoppiando l'Airlux con questo che cosa può venire fuori. Considerate la stessa casa, quindi anche i toni sono molto molto simili. vedete Guardate qui, quest'altra abbinata? sono veramente fantastici. Sì. Vi Veramente dovete potete solo divertire a combinare i sì, colori. sbizzarrire e a combinare i colori, veramente. Rosa, guardate qua. Quindi, se anche ci avete queste cerimonie che speriamo riprendano, si deve sposare un sacco di gente. C'è il mio barista, quando vado in ufficio, vado sempre a prendere il caffè da un ragazzo molto simpatico che si chiama Christian, che sono circa 8-9 mesi che si deve sposare. Si deve sposare a aprile, poi ha rimandato a settembre, poi ha rimandato a dicembre e ora ha detto vado a convivere, poi quando mi fanno sposare mi sposo. Perché a causa Basta. Covid non è riuscito a sposarsi, quindi considerate che ci saranno tutte le cerimonie che sono state rimandate.� ││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 
e quindi ci dobbiamo dare da fare per farci belle. Allora, Ida che dice? Ida ci dice: siccome mi danno fastidio alcune lane ed altri filati intorno al collo, il nuovo filato viscosa che avete pubblicizzato è morbido, può andare bene, grazie. Allora, certo, però Ida, non ti preoccupare, perché quando ci fai un ordine, ricordacelo e noi ti mettiamo un campione, una ventina di centimetri, con il codice e il tipo di filato, in modo che tu possa toccare da vicino, cioè toccare dal vivo, diciamo così, il filato prima di comprarlo. Allora, l'ho preso io, bellissimo, ne sono innamorata, farò abbagliare gli occhi quando lo indosserò. Veramente fantastico, non si può dire niente di questo filato. Infatti io, devo dire la verità, sono sempre molto attenta a mettere filati che costano sul sito, perché ho paura, diciamo, che non possano essere apprezzati. Invece quando abbiamo visto l'Airlux, c'è stata una specie di tipo sindrome di Stoccolma, no? Quando Sì, dici no, così, considerare che cosa significa aprire uno scatolo e trovarsi senza tutti i parola. pacchi di tutti i colori contemporaneamente sotto agli occhi. Quando l'ho ripreso, l'ho riaperto la seconda volta, lei mi ha chiamato e ha detto, vedi, è arrivato, sono andata lì, l'ho aperto, no? Lei ha tagliato, l'ha aperto, e la seconda volta ho detto, mamma mia, Bellissimo, tutti bellissimo. insieme E poi lì. te lo immagini già lavorato. Sì, Allora, la differenza di vedere dell'Airlux l'abbiamo già l'abbiamo detto. Allora, spiegata. glielo ripeto però. Allora, l'Airlux è invernale perché abbiamo viscosa e lana. Invece, il Belvedere è tutto viscosa con un po' di Lurex. Si possono accoppiare per creare un capo invernale, mentre il Belvedere, quindi utilizzare il Belvedere come se fosse un'aggiunta così di luminosità e di sfumature, perché il Belvedere è sfumato e degradato, mentre l'Airlux è tinta unita, tutti e due con un'altissima percentuale di viscosa. Quindi è veramente qualcosa che potete andare a una cerimonia, farvi proprio un vestito tipo Una cosa elegante elegantissima, comunque. ok? Sì. Quanti Quanti gomitoli? gomitoli per una stola del numero Allora, va 60, grigio viscosa? bene, allora ci puoi scrivere su WhatsApp, puoi tranquillamente Sarebbe questo. pagare in contrassegno, soltanto che solo per il contrassegno il corriere prende 5 euro in più. Non sono soldi che prendiamo noi, non è un'aggiunta nostra, ma è il corriere che ci addebita per fare servizio di pagamento alla consegna. Quindi se pagate con bonifico, carta di credito, PayPal, Satispay, ne abbiamo tantissime, PostePay, non si aggiunge nulla. Invece, se pagate alla consegna per vostra comodità, purtroppo non ci possiamo fare niente noi, è il corriere che ci aggiunge questi 5 euro per il maneggio del contante. E poi, come puoi ordinare? Ci scrivi su WhatsApp. Allora, per una stola, io credo 4. Ora Quattro chiedo potrebbe andare aiuto. bene. Se ci sta ancora Alessandra. Alessandra, tu per fare la stola Melange, quanti gomitoli di Airlux hai utilizzato? E E così vediamo, diamo un brava, consiglio alla brava. nostra amica che la vuole fare. Sto impazzendo guardando i I vostri nostri filati. filati. Pure noi impazziamo, certe volte ci dispiace pure venderli, che è una follia. Allora, Ilaria è una mia amica, cioè una mia amica, oltre ad essere una mia carissima collega. Bene, Cara. bene, grazie. Capisco la vostra emozione, la stessa che provo io quando mi arrivano i Sì, filati. Sì, 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 boh, sì. è consolatorio comprare qualcosa per sé e sapendo, è una doppia consolazione, perché è Sì. bello quando arrivano e bello quando si lavorano, e poi è Quando si bello. lavora è bello poi quando veniamo gratificate dai vostri messaggi che ci dite, sono bellissime, era come l'abbiamo visto in diretta, quindi è veramente, ci piace, insomma. Quando non avevamo ancora, diciamo, l'e-commerce, quando eravamo solo YouTuber. youtuber, mi è capitato una volta che sono andata a un matrimonio, però non ero invitata, era solo andata a vedere gli sposi in chiesa. E mentre stavo tutta così assorta a vedere, emozionata perché si sposava il figlio di un mio carissimo amico, è venuta una signora proprio zitta, zitta, ha detto: signora, ma questa borsa l'avete fatta voi all'uncinetto in chiesa? È bellissima. Allora, subito che è passata l'emozione per il matrimonio, mi sono emozionata per i Per il complimenti complimento. della signora. Quindi, anche a noi, che voglio dire, siamo del mestiere, dovremmo essere abituati. Tutti i complimenti invece ci fanno Sempre piacere. squagliare, come si Sì, dice, sì, sì, ci sì, sì, sì. fanno piacere. Quindi,
Allora, andiamo ancora avanti. A proposito, la Stora Hilux 5 gomitoli è abbastanza lunga. Brava, grazie Alessandro. Quindi per Alessandra, per una Stola 5 gomitoli, uncinetto grande 4. Allora. A proposito dell'ordine, mi potete mettere un campione del bellissimo filato verde smeraldo? Adesso mi sfugge il nome, comunque l'ultimo dei bellissimi. Ok, bel vedere, ci dovremo ricordare. Maggie, mandami un messaggio su WhatsApp se non mi dimentico. Okay. Alessandra ci ha risposto, grazie. Allora, la diretta è andata avanti per un bel po', siamo già a un'ora e 20. Siamo passati. I filati ve li abbiamo fatti vedere tutti, quelli nuovi, i riassortimenti, lana grossa che ci avevate richiesto, vi abbiamo detto dello sconto sui filati invernali, quindi approfittate perché non sappiamo che cosa verrà riassortito, anche perché anche le casse sono già in programmazione per i filati estivi, tant'è che stiamo iniziando a scegliere ciò che arriverà tra mesetto, fra 20 giorni, quindi inizieremo ad avere anche i nuovi filati estivi. Io torno bambina quando arriva il pacco, è vero, è vero, è come il regalo di Natale quando eravamo piccole, che ci svegliavamo la mattina e veramente credevamo che ce l'avesse portato il Babbo Natale. Allora, è già mio, meglio che ve lo dico, vabbè, mamma mia, blocchiamo il sito. Allora, ciao ragazzi, sono una nuova adepta. Oh. Bello questo termine, mi piace. Avete delle schede dei vostri filati, dei modelli da seguire? Allora, per quanto riguarda i filati, Katia, arrivano le schede con qualche lavoro sempre. Per quanto riguarda noi, abbiamo il canale YouTube, quindi trovi tantissimi tutorial, credo 600, in particolare nell'ultimo anno, da quando abbiamo il canale, da quando abbiamo il sito e-commerce, trovi tanti tutorial fatti naturalmente con i nostri filati. Ok, allora buonasera Barbara, se presto prenderete i cordini per le borse. Sì, allora ci stiamo provando, nel senso che già abbiamo fatto un acquisto e ci deve arrivare di manici. Quindi questo acquisto di manici è propedeutico poi ai cordini. Devo dirvi la verità, sono dubbiosa, siamo dubbiose, perché non vogliamo prendere il solito propilene, cioè quel cordino plasticoso che c'hanno un po' tutti e che trovate pure dai cinesi, che va benissimo, però lo potete acquistare ovunque. Stiamo cercando di fare degli acquisti un po' più particolari, naturalmente sempre guardando anche al costo, quindi non avremo mai dei filati che sono inarrivabili, però naturalmente stiamo cercando di mettere voce in giro tra i nostri fornitori per trovarci qualcosa che sia un po' diverso. Mi piacerebbe tanto avere dei cordini per esempio con la viscosa, quindi sì, che siano lucidi, naturali, non di plastica. Ok, quindi sicuramente ci stiamo dando da fare, un piccolo passo l'abbiamo fatto con i manici. E poi un'altra cosa, abbiamo pensato, perché la borsa è sempre un pezzo che costa, perché costa il fondo, costano i manici, poi bisogna comprare il cordino e poi magari ci sono le borchie, allora faremo tutti i tutorial in cui ci sono solo i manici e il cordino, in modo da potersi far passare lo sfizio, diciamo così, di farsi una bella borsa all'uncinetto ai ferri, però senza svenarsi, perché considerate che una borsa a cui dobbiamo prendere i gancetti e il fondo e i piedini e quello e quell'altro costa tra minimo tra i 40 e i 50 euro a voi. Quindi noi stiamo cercando di fare invece una playlist con delle borse che saranno solo cordino e manici. Ok. Mamma mia, che spiegazione proprio impegnativa. Una domanda bomba alla fine. Allora, l'argento Dina anche nella spoletta grande? No, Cinzia, è finita, ce n'è una sola, se vuoi te la metto da parte perché era destinata a te, e avevamo pensato invece di mandarti, perché tu hai fatto l'ordine e volevi due spolette grandi, di mandarti cinque piccole, in modo che il quantitativo sia equivalente. Se per te va bene, ok, perché tu devi aggiungerlo e il metraggio ti serviva intorno ai 2000 metri, quindi sì, cinque spolette piccole equivalgono a due grandi. Ah, bene, anche a Maria ieri è successa la stessa cosa, una signora al supermercato l'ha fermata chiedendole se lo scialle l'avesse fatto lei. Brava, brava. Ma è una soddisfazione immensa, è immensa quando uno riconosce, sì, il lavoro fatto. Sì, sì, Big, sì. Fantasy blu e bianco non ci sta più? No, no, e non tornerà. E non tornerà, è stato fatto il tutorial da Sandra che era bellissimo,
purtroppo appena fatto il tutorial è volato via. È finito. Quelli poi tutti fantasy sono filati artigianali che vengono fatti così un po' in base all'estro del nostro fornitore e quindi una volta finiti non tornano. Grazie mille, siete davvero simpatiche e professionali. Grazie Manuela. Grazie a te, Manuela. Vediamo che ci scrive Maggie. Quando arriva il mio pacco io la prima cosa che faccio i gomitoli, le accarezzo, li metto sul viso, provo se punge, se non punge lo coccolo. È vero, siamo grande. Proprio malate. Allora, buonasera, sì. Spedite pure all'estero, vivo in Germania. Sì, 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 tranquillamente, Morena. Abbiamo tante amiche in Germania. Sì, 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 okay. Sì. Abbiamo avuto qualche problema con la Svizzera, sempre per questo maltempo, sempre per il Covid, però ora i pacchi sono in arrivo, anche in Svizzera, sono stati un po' bloccati. No, creazioni pooling sono, non so, no. Cosa sia. Il tipo come se fosse la lavorazione a pelle, un po' come hai fatto tu, quel okay. Lavoro nero bianco, no. Cioè nero russo, nero russo, nero russo, così. Ok, no. Però no. No, non ce l'abbiamo. Però ci sto pensando, tipo quadroni, che viene con sì. I quadroni tipo... Okay. Sì, però quello è anche un filato che ci sta in giro, diciamo, un filato che proprio ti fa quel tipo di lavorazione. Infatti ci ha detto Maria, guarda, io ho fatto uno zainetto nero 15 euro di ciondola, sì, per carità, si può sempre comprare, però è bellissima, anche una borsa voglio dire che costi 100 euro di materiale, figuratevi, può venire uno spettacolo, però io voglio sempre dare la possibilità anche a chi ha 15 euro o c'ha solo 20 euro di farsi la borsa. Sì. E noi vogliamo dare la possibilità a tutti di lavorare, a fare le cose belle, spendendo i soldoni, e sono bravi un po' tutti. È bravo, è facilissimo così. È più facile, è più difficile invece trovare un'idea carina, portabile, simpatica, particolare, che però non costi tanto. E che faccia qualità e prezzo alla fine. Allora, Cinzia ci dice ok, per le conferma. 5, confermo allora. L'occorrente per le borse, da noi costano anche di più. Sì. Sono in ritardo, comunque vi vedo con calma. Un bacio. Ci vediamo presto, sì. Ciao, bacio anche a te, Anna Gualtieri. Non trovo i filati. Aiuto. Già sono finiti, ma com'è? Sì, è vero, costano tanto, ma non è una critica, ragazze. No. Io pure ho speso delle cifrette, diciamo, per farmi una borsa. Per carità, va benissimo. Ci sono dei siti specializzati che fanno solo borse dove ci sono delle cose meravigliose. E ben venga. Però, ripeto, è anche bello da parte nostra che non abbiamo un sito dove si fanno solo borse, abbiamo un sito, diciamo, pieno zeppo di tutto di più, poter dare la possibilità di farsi una borsa con un prezzo anche accessibile. Sì. Noi abbiamo, per esempio, delle borse mare, delle cartelline, delle borsette, fatte anche con le rimanenze. Quindi magari uno prende una catenella, una rimanenza, diciamo, di un filato, anche prendete un'aiuta e aggiungeteci l'urex e vi siete fatti una pochette per un matrimonio, anche con l'aiuta, che è un filato povero, diciamo, un filato quasi grezzo. Però se ci mettiamo vicino a una cosa sfiziosa, tipo una rocchetta di 1,50 € di l'urex, abbiamo messo un bottoncino di quelli là automatici, abbiamo fatto la pochette. Quindi è questo il nostro intento, quello di far fare delle cose belle con poca spesa. Grazia dice giusto. Anna, non trovo quelli del maglioncino. No, ci stanno. Allora, si chiamano Mimosa, Nevelin e Delizia. Allora, la maglia che indossa Dina si chiama maglia titta e i filati che ha utilizzato sono il Delizia, il Nevelin e il Mimosa. Sono questi tre filati qua. Segnatevi i nomi e poi nella descrizione alla diretta vi metteremo tutti gli occorrenti per fare la maglia e anche, dove lo mettiamo pure? Nel gruppo YouTube, nel gruppo faremo la comunicazione. Su tutti e tre i social pubblicheremo. Lo mettiamo in comunicazione, nelle comunicazioni è più semplice, no? Perché altrimenti poi con i vari commenti, con le varie pubblicazioni, poi se ne vanno via le spiegazioni. Allora voi cliccate sul gruppo dove c'è scritto comunicazioni e là trovate direttamente le spiegazioni per la maglia, tutte le taglie, tutti i colori con i codici. L'avrò detto 77 volte. Poi non dite che non ho detto. Sì, allora. Sì, l'ho detto. Buonasera, scusate il ritardo, aspetto anch'io il filato, dico meglio pochi ma buoni. Certo. Sì. Buonasera, sono in ritardo dietro di voi, filati bellissimi, bellissimi colori. Magari forse qualcuno diceva proprio questo. Anche questo. Lo prendo? Prendiamo uno zoomerino gold, giusto?
Allora, giusto in chiusura, perché... giusto in chiusura, sì, perché siamo ormai da un'ora e mezza e quindi è l'ultimo gomitolone che facciamo vedere. Allora, questo è il Merino Gold, in pratica è 25% di lana merino e 75% di acrilico. Sono delle sfumature veramente spettacolari, che anche queste tutto l'inverno sono andate a ruba, molto sottile, molto morbido come filato. Guarda, molto sottile, sto nel senso quasi tutti i colori. Che potete lavorare dal, col 3,5, col 4 tranquillamente. Guardate questo turchese, azzurro turchese. Dopo Anna mette in ordine. Sì, sì. La posso fare. Questo è l'841, che ha le sfumature del giallo marrone dell'ocra. Vai, grazie. Poi abbiamo questo che ha le sfumature del rosa, del marrone e del verde. E questo, posso fare una piccola parentesi, costa 3,40 euro, ma ci sono i saldi al 10%, quindi dovete togliere il 10%. Arriviamo intorno ai 3,10 euro, forse di meno. Sì. E parliamo di 100 grammi per 400 metri. Quindi per chi, per esempio, vorrebbe fare una cosa bella, sfumata, sottile, e questo è l'ideale, perché non costa neanche tanto. Poi abbiamo lo sfumato col rosa e col grigio, il numero 838, e lo sfumato col nero e col grigio. Poi ci sarà qualche altro colore che non ho sottomano. Sì, sicuramente. Anche questo qua, che è tutto rosa chiaro, rosa, che tutti i tonalità del rosa, mentre questo qua è rosa grigio, che sarebbe l'838, l'833, invece tutto con il rosa. Quindi okay, sono delle sfumature un po' tutti, diverse. Quasi tutti. Abbiamo fatto una carrellata molto veloce, però ve l'abbiamo rifatta vedere. Ce l'avevate richiesto, e poi c'è un po' di tutto. Ok, sì. Poi domani aspettiamo altri riassortimenti, quindi niente, siamo sempre all'opera per creare delle cose. Ormai Club Fordina e metti in ordine Anna, prende sempre vite. Io voglio delle adette pure mie. No, ci sono le signore disordinate, ma anche su un disordinato non lo ammetterà mai. Bravo, perché io lo ammetto, io dico no, c'è il mio ordine, non lo ammetto. Allora, con lo scaldacollo che Annalisa si può realizzare con il filato merino gold? Certo. Sì. Naturalmente, per farlo della stessa larghezza farai più moduli, perché viene più sottile. Magari Alessandra, prendi per esempio, non utilizzare questo esempio qua, ma lo scaldacollo Flori, che ha un traforato fatto così uguale, è un filato più sottile, così non devi manco fare la riproporzione del filato per quanto farlo venire largo. Sì, Flori, che Flori, è giallo. È giallo, sì. Molto bello, ha avuto un successo quello scaldacollo inaspettato. Sì. Allora ragazze, abbiamo superato l'ora e 30. Mandy, quindi... ti voglio bene, non ti preoccupare. No, prendila in giro, può essere che diventa ordinato. Provateci ragazze, a 42 anni poi, ormai è finita. Quando faccio 42? Già. Sto diventando vecchio pure io. Mi sta raggiungendo, fra poco mi raggiunge, perché io ho deciso che ho fatto 45 anni e non ne faccio, faccio sempre 45 tutti gli anni. Quindi lei mi raggiungerà. Allora, detto questo ragazze, la diretta finisce qui, si è fatta una certa ora, quindi dobbiamo... andare, vi lasciamo libere di continuare la vostra domenica pomeriggio con le vostre cose, vi starete organizzando per affrontare diciamo la prossima settimana. Vi salutiamo, vi auguriamo tanta serenità, tanta tranquillità e niente, speriamo di vederci domenica prossima con ancora novità, ancora riassortimenti e soprattutto ragazze, pubblicate i vostri lavori sul nostro gruppo Facebook, perché ci fa tanto piacere vedere i capi realizzati con i nostri filati, ma anche se non utilizzate i nostri filati, pubblicate i vostri lavori, che ci fa piacere lo stesso. Va bene, quindi buona settimana a tutte, buona vita e divertitevi soprattutto. Sì, alla settimana prossima. E fatele brave, attenzione al Covid. Sì.